ottiene un buon punto contro Svarese, ma si conferma un po' allergica agli scontri diretti. Forza Taranto secondo me merita molti punti, anche perché abbiamo avuto molto più occasioni di loro. Loro secondo me hanno fatto solo un'occasione con Frara nel secondo tempo. Meritavamo quei tre punti che magari potevamo essere in testa da soli, purtroppo loro erano comunque una squadra organizzata, è riuscita a portare un bel punto a casa, quindi adesso dobbiamo guardare solo di noi. La cosa positiva è stata una striscia positiva da 6 gare, 4 vittorie, 2 pareggi e anche le altre, Leggi, Novara e Siena, insomma non volano, per cui insomma la squadra è sicuramente in crescendo. Certo, quello è molto importante, dare continuità ai risultati. Adesso ci aspetta una partita che è molto difficile, non dobbiamo guardare la classifica perché se andiamo in quel senso lì, secondo me sbaglieremo di brutto anche l'approccio alla gara. Comunque il fatto di dare continuità ai risultati ci permette di rimanere sempre in testa. Siete rimasti in 3 davanti, quindi è passata una giornata in più, siete sempre voi, con un Novara però che non trova più la via della vittoria. È la sensazione di tutti che questa squadra invece stia pian pianino pagando. Ma secondo me le squadre che andranno avanti saremo noi e il Siena, anche perché a livello organico siamo messi molto meglio. Loro magari hanno fatto bene perché c'era entusiasmo, c'era il fatto della promozione in Serie B, hanno fatto molto bene, però secondo me da un mese non vengono, quindi stanno pagando e piano piano stanno pagando. Anche da un punto di vista invece della partita prossima di Frosinone, sono tu che sei un ex, conosci bene l'ambiente di Frosinone, una squadra che è ultima in classifica, ha cambiato allenatore, ha fatto dei movimenti sul mercato, ha dato il portiere Pisone, il difensore Di Maio, che ambiente attende la parte? Certo che anche perché sono ultimo, ma non bisogna sottovalutare il Frosinone, perché io riconosco che c'è giocatori molto importanti. Infatti la situazione è strana che sono ultimi, hanno avuto qualche problema, adesso hanno cambiato allenatore, comunque sta cercando da una svolta, hanno preso qualche giocatore, quindi sicuramente aspetteremo una svolta lì a Frosinone, quindi cerchiamo di andare lì a non sottovalutare il Frosinone, perché se no rischiamo di fare una brutta figura. Anche perché il ricordo dell'andata è un 0-0 con tante occasioni dell'Atalanta, però il rischio di essere beffati proprio il 90esimo, se non c'era consigli. Sì, infatti l'andata abbiamo rischiato grosso, le ossa tutti a difendersi molto bene qua, erano in 11 sotto la palla, quindi hanno portato anche loro un bel punto a casa. Adesso dobbiamo andare lì, noi dobbiamo andare con continuità ancora ai risultati, dobbiamo andare a vincerli anche se non sarà facile. La strada è strana perché vedendo solo i nomi dell'attacco, Santoruvo, Lodi, Stellone, ci si aspetterebbe quantomeno una squadra faccia tanti gol, invece così non è. Infatti il problema è quello, comunque c'è un giocatore molto forte davanti, ma cioè, Stellone è infortunato, Santoruvo non riesce a trovare qualche gol, Lodi magari fa qualcuno, ma per me non basta, per una squadra che si deve salvare dovrebbero fare un po' tutti un po' del paio di gol. Però mancano tante partite, secondo me ce la faranno a salire la classifica. Questa partita doveva tanto sulla testa, contro l'ultima della classifica, vittoria d'obbligo, quindi tante responsabilità qualora non dovesse arrivare a un risultato pieno. Infatti, come ho detto prima, l'approccio alla partita sarà molto importante perché non possiamo guardare la classifica, perché il Frosinone è messo, cioè stanno in fondo alla classifica, ma comunque è stata una squadra che ha fatto 20 punti, mi sembra, è andata a fare appunto anche a Torino con grandi squadre, quindi bisogna fare attenzione a quello e noi cerchiamo di fare come abbiamo fatto le ultime partite, di dare il massimo e di andare a vincere. Un buon 2011 per quel che riguarda Bascia come inizio, certo magari non sempre titolare ma quantomeno adesso costantemente in campo o dal primo minuto o a partita in corso, un buon segnale, insomma ci sei anche tu e stai dando il tuo apporto. Certo, ma io l'ho sempre detto, io sono sempre lì a disposizione, darò sempre il massimo allenamento prima, poi quando arriva il sabato, se mi ti manda in campo, cerco di dare sempre il massimo. Poi ogni tanto mi capita di fare panchina, però siccome l'organico è ampio, cioè molto ampio qua a Atalanta, facciamo fatica a giocare tutti i 30 ai titolari, quindi bisogna essere a disposizione, ognuno deve fare il suo. Tu conosci bene il campo e lo stadio in se stesso, come ambiente, soprattutto il campo, visto che in casa dovete giocare su un terreno abbastanza conciato. Ma guarda, lo stadio, cioè il campo lì è molto attaccato alle tribune, c'è tanta gente che viene a vedere di solito le partite, sarà un campo molto caldo, quindi cerco che anche i tifosi a Frosinone, anche l'anno scorso ci danno sempre una mano, quindi anche questa volta cercheranno di dare una mano alla squadra per poter portare i 3 punti.
però noi dobbiamo andare da Atalanta lì e non dobbiamo pensare a altre cose che vince e basta. A livello di squadra sei rimasto legato con qualcuno? Sì, sì, sono rimasto comunque in contatto con qualche giocatore ancora che me li sento spesso. Comunque loro aspettano questa partita perché siccome l'Atalanta è la favorita, quindi daranno il doppio, quindi bisogna fare attenzione. Ancora con chi in particolare sei? Ma con Cariello, Frattali, Pociere, Gucker, il ragazzino, e poi di gente. Qua qualche battuta, qualche c'è già stata? No, no, beh, per dire, cioè, mi prendono tanto in giro, mi dicono tutti venite qua, ma lasciate i punti, quindi fate attenzione a quello. No, posto. Posto? No, aspetta, volevo chiederti ancora. Invece c'è stato da temere del Frosinone? Sicuramente Lodi, perché c'è un piede micidiale, abbiamo visto anche sabato scorso ha fatto un gol della Madonna, quindi bisogna fare, ma non solo a quello, quindi cerchiamo di fare attenzione a tutti un po'. Ecco, velocemente, scusa, il fatto di giocare dopo tutti gli altri, è successo a Novara questa settimana ma non ha fatto bene, secondo te è un vantaggio o uno svantaggio? Cioè conoscere già come ha fatto gli altri? Ma secondo me dipende, perché se magari loro giocano, gli altri, cioè sia nel Novara giocano il sabato e vincono, secondo me è un po' particolare perché c'era un po' di pressione addosso e devi vincere per forza per non staccarsi da loro. Poi magari se loro dovessero pareggiare o perdere sarebbe un altro discorso, comunque non bisogna andare con la mentalità sbagliata e sottovalutare il Frosinone, se no rischiamo di perdere i punti. Grazie.